In nome di Allah, il clemente e il misericordioso. Il nostro sermone oggi porta il titolo Esempi brillanti della vita dei compagni del profeta, pace e benedizione di Allah su di lui. Ma prima di tutto, lode ad Allah, Signore dei mondi, che dice nel nobile Corano: Allah si è compiaciuto dell'avanguardia degli emigrati e degli ausiliari e di coloro che li hanno seguiti fedelmente. E si sono compiaciuti di lui. Per loro ha preparato giardini in cui scorrono i ruscelli, dove rimarranno in perpetuo. Questo è il successo immenso. E rendo testimonianza che non esiste divinità oltre Allah, l'uno senza alcun associato, e che il nostro maestro e profeta Muhammad è il suo servitore e messaggero. O Allah, concedi la tua pace e benedizione a lui, alla sua famiglia, ai suoi compagni e a coloro che le seguono con rettitudine fino all'ultimo giorno, seguitando in merito. Allah, l'Altissimo, scelse i profeti e i messaggeri dai creati. E di questo Allah, l'Onnipotente, disse: Allah sceglie i messaggeri tra gli angeli e tra gli uomini. E in verità Allah tutto ascolta e osserva. Allah scelse anche per loro dei sostenitori per diffondere i suoi messaggi. Allah, l'Altissimo, ha scelto al suo profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, uomini puri e compagni buoni e sinceri. Hanno creduto in lui e li hanno sostenuto. Hanno imparato ed furono educati con l'imane del profeta, pace e benedizione di Allah su di lui. Abdullah ben Mas'ud, che Allah sia soddisfatto di lui, disse: Allah ha guardato al cuore delle persone e ha trovato il cuore di Muhammad, pace e benedizione di Allah su di lui, è il miglior cuore delle persone. Così egli lo ha scelto per se stesso e lo ha mandato il suo messaggio. E poi ha guardato al cuore delle genti, della gente, dopo cuore di Muhammad, e ha trovato il cuore dei suoi compagni, i migliori cuori buoni della gente. Perciò sono stati ministri del profeta. Difendere per la religione. Perciò erano, che Allah si compiace di loro, i più sinceri, i più informati, i più attivi e i più fedeli. Perciò la loro fede e la loro scienza era forte, fortissima anche. Portavano la bandiera della religione per le parti del mondo. Una generazione distinta nel cambiare il volto della vita ha portato la luce del messaggio di Allah, pace e benedizione del messaggero di Allah, pace e benedizione di Allah su di lui, a tutto il mondo. Meritavano la stima di Allah, l'Onnipotente. Narrato da Ibn Abbas, che è il versetto coranico, di lode ad Allah e bace ai suoi servi che ha scelti, è migliore Allah o quello è quello che li associano. E indicava i compagni del profeta che Allah prescelse per il suo profeta. Loro imbarcarono l'Islam dalla pura fonte e adottarono la via retta. La vita dei compagni è ricca, oppure fu ricca, dei brillanti comportamenti che rappresentano la corretta implementazione dei precetti del vero Islam, tra i quali ricordiamo la grazia e la clemenza. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, ha seminato nello spirito dei compagni la clemenza. Si narra che una volta un compagno che si chiamava Ibn Hasan, Ibn Hisn, vede Umar Ibn al-Khattab mentre baciava uno dei suoi figli. Gli chiese: Baci il figlio e tu sei il califfo? Se fossi un califfo, non avrei mai baciato uno dei miei figli. Umar rispose: Allah tolse la grazia dal tuo cuore. Allah è clemente con i suoi servi clementi. Omar seguiva l'esempio del profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, quando questo baciava al-Hasan e uno dei compagni fu sorpreso. Il profeta gli spiegò: Chi non ha grazia nel cuore, nessuno avrà pietà verso di lui. I compagni erano anche un bel esempio da seguire nella tolleranza e nel perdono. Di questo citiamo l'esempio di Abu Bakr quando era tollerante nei confronti di Musattah bin Asasa, una persona della gente che parlava male della signora Aisha, e si narra che Abu Bakr dava
delle elemosine a Musattah, perché era uno dei suoi parenti. Abu Bakr, quando Musattah disse calunnie e cercava di disonorare la reputazione della signora Aisha, voleva dare elemosina a quel, non voleva dare elemosina a quel Musattah, ma Allah, l'Onnipotente, fece scendere un versetto coranico per insegnare ai credenti la tolleranza e il perdono, dicendo: coloro di voi che godono di favore e agiatezza, non giurino di non darne ai parenti, ai poveri e a coloro che emigrano nel sentiero di Allah. Perdonino e vassino oltre. Non desiderate che Allah vi perdoni. Allah è perdonatore misericordioso. Secondo esempio dei caratteri dei compagni è quello della competizione fra loro nel fare del bene verso la gente. Erano molto attivi nel farlo. Di questo disse il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui: se chiedete ad Allah, chiedete al Firdaus che si trova al mezzo del paradiso, e al di sopra di esso si trova il trono di Allah. Da esso sorgono i fiumi. Per questo motivo i compagni del profeta facevano le migliori azioni. E di questo disse Omar ibn Khattab, che Allah sia soddisfatto di lui, dice: il messaggero di Allah ci ha ordinato a dare elemosina ai poveri. Ho detto: voglio precedere Abu Bakr in questo. Ho speso metà dei miei soldi. Mi ha detto il profeta: quanto hai lasciato alla tua famiglia? Ho detto: metà dei miei soldi. E il profeta ha detto a Abu Bakr, che Allah sia soddisfatto di lui, ha speso tutti i suoi soldi. Gli disse il messaggero di Allah: cosa hai lasciato alla tua famiglia? Abu Bakr ha detto: ho lasciato a loro Allah e il suo messaggero. Ho detto: io non posso precederti in qualcosa. Si narra anche che uno dei compagni passava la notte a casa del profeta. Il compagno servì l'acqua del profeta per al wudu, prima della preghiera. E il profeta gli disse: chiedi a me quello che vuoi. E il compagno rispose: voglio essere al tuo fianco nel paradiso. E il profeta disse: fa tante preghiere e sarai con me. Erano anche un bel modello di altruismo. Di questo narra Abu Huraira, che Allah si compiaccia di lui: un uomo venne dal messaggero di Allah e disse: o messaggero di Allah, soffro di stanchezza e fame. E il profeta mandò qualcuno alle sue moli per ottenere qualcosa, ma il messaggero non trovò nulla con loro. Quindi il messaggero disse ai suoi compagni: non c'è nessuno che può intrattenere questo uomo stasera in modo che Allah possa essere misericordioso con lui. Un uomo dagli Ansar o dagli Ansari si alzò e disse: io lo farò divertire. O messaggero, baci e benedizione di Allah su di lui. Quindi andò da sua moglie e le disse: questo è l'ospite del messaggero di Allah. Quindi non tenere nulla lontano da lui. Lei disse: per Allah, non ho altro che il cibo dei bambini. Disse: quando i bambini chiedono la loro cena, mettili a letto e spegni la luce, e stasera non prenderemo i nostri pasti. Lo fece. Al mattino l'uomo Ansari andò dal messaggero di Allah, che disse: Allah era contento e ha conferito la sua misericordia. E così, e a sua moglie, a causa della loro buona azione, Allah rivelò: ma dai loro la preferenza su se stessi, anche se ne avevano bisogno. Un altro esempio brillante che rappresenta l'altruismo: uno degli Ansari offrì a un compagno emigrato di dividere le proprie proprietà con lui, ma l'emigrato rifiutò, chiedendo di guidarlo al mercato per lavorare e guadagnare il denaro con le sue mani. Un altro comportamento era tra l'etica dei compagni e quello della confessione degli sbagli che avevano già commesso. Di questo Abu Mas'ud al-Ansari ha detto: stavo picchiando uno dei miei schiavi, ho sentito qualcuno alle mie spalle dire: attento o Mas'ud, attento o Abu Mas'ud. Quindi mi voltai e vidi che era il messaggero di Allah. Disse: Allah ha più potere su di te di quanto tu non faccia su di lui. Abu Mas'ud ha dichiarato: da allora non ho più picchiato nessuno dei miei schiavi.
Inoltre il profeta seminò negli animi dei compagni la soddisfazione delle alleanze, narrato da Amr ibn Abbasa, che c'era un'alleanza tra Muawiyah e i bizantini, stava andando verso il loro paese e quando l'alleanza giunse al termine li attaccò. Un uomo venne su un cavallo o un cavallo da Soma dicendo: Allah è il più grande, Allah è il più grande, lascia che ci sia fedeltà e non tradimento. E quando guardarono, scoprirono che era Amr ibn Abbasa, Muawiyah lo chiamò e le interrogò a tal proposito. Ha detto: Ho sentito il messaggero di Allah dire: Quando uno ha stretto un'alleanza con le persone, non deve rafforzarla o allentarla fino alla fine del suo mandato o alla fine, in accordo con loro, per fare entrambe le cose parti uguali. Quindi Muawiyah tornò. Dico questo e chiedo il perdono di Allah per me e per voi. Ritorniamo. Loda ad Allah, Signore dei mondi, testimonio che non c'è Dio che Allah, l'unico, e testimonio che il nostro Maestro e Profeta Muhammad è il suo servitore e messaggero. Pace e benedizione di Allah su di lui e sulla sua famiglia e sui suoi compagni e su tutti che le seguono con carità fino al giorno del giudizio universale. Sorelle e fratelli nell'Islam, i compagni del profeta, che Allah si compiaccia di loro, erano un bel esempio da seguire nella ricostruzione della vita mondana. Implementando i pilastri della religione, ognuno di loro aveva un lavoro da fare e da perfezionare. Tra loro c'era il commerciante, il leader, lo studioso, eccetera. Di questo il profeta disse: E il più misericordioso della mia nazione verso la mia nazione è Abu Bakr, oppure era Abu Bakr, e il più severo riguardo all'ordine di Allah è Omar, e il più veramente modesto di essi è Uthman ibn Affan. Il miglior narratore del Corano tra loro è Ubayya bin Ka'ba. È il più ben informato di loro riguardo alle leggi islamiche è Zayd ibn Thabit. È il più ben informato tra loro riguardo al lecito e al legale Muaz ibn Jabal. Davvero, ogni nazione ne ha una degna di fiducia e quella degna di fiducia di questa nazione è Ubayda bin al-Jarrah, ibn al-Jarrah. E il profeta incoraggiava i compagni a perfezionare i loro lavori per avere dei buoni risultati e frutti. Narrato Abdurrahman bin Samra che Uthman andò dal profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, con 1.000 dinari. Al-Hasan bin Waqi, uno dei narratori, disse: E un altro posto nel mio libro, nel suo abito, quando l'esercito dell'angoscia era in preparazione. Quindi se li versò in grembo. Abdurrahman disse: Così ho visto il profeta rigirarli in grembo dicendo: Qualunque cosa faccia Uthman dopo oggi non gli farà del male due volte. Tra le virtù dei compagni ricordiamo anche l'osservazione degli ordini di Allah, in particolare questi ordini che fanno i credenti guadagnare il denaro con mezzi leciti. Jarir ben Abdullah, che Allah si compiaccia di lui, ordinò il servo di comprare un cavallo. E il servo ha comprato il cavallo a 300 dirham. Garir ha detto al titolare del cavallo: Questo merita più di 300 dirham. Vuoi venderlo con 800 dirham? E poi aggiunse: Ho promesso il profeta di Allah di dare il consiglio ad ogni musulmano. Così ognuno dei compagni rispettava i diritti degli altri e adempieva i beni verso di loro. Si narra che Omar ibn Khattab si era nominato giudice sotto il califfato di Abu Bakr e un giorno chiese ad Abu Bakr di licenziarlo perché durante il primo anno del mandato di Omar nessuno gli fece domanda. Omar, che Allah sia contento di lui, disse: O califfo, vorrei lasciare il mio posto come giudice. Non avete bisogno di un giudice, perché ciascun musulmano nella comunità ha amato suo fratello ciò che ama per se stesso. Se uno è malato, tutti vanno a visitarlo e gli offre
il supporto, tutti rispettano la religione, la verità, vietano il male, vietano il male, non rompono le leggi, perciò non vanno dal giudice. Quanto abbiamo bisogno di seguire la morale di questi grandi moduli, oppure modelli dei compagni del profeta, e presentare la vera immagine dell'Islam, religione, della grazia, della tolleranza, dell'umanità, della pace e della sicurezza per tutta la gente. O Allah, proteggi il nostro pace, il nostro paese, la nostra patria, il nostro popolo, il nostro esercito e la nostra polizia. O Allah, fa dell'Egitto un paese prospero, benevole, e fa tutto il mondo vivere in pace. O Allah, Signore dei mondi, grazie dell'ascolto.